L'ippopotamo che rutta. Il pan da mangiare. Lo yak è frettoloso. E la scimmia col pan di legno. Ragazzi, oggi vi presentiamo gli animali pazzi. E cominceremo dalla mia scimmietta. Perché dalla tua scimmietta, Ale? Che scappa. Ma no, cosa esce dal pannolino? Cacchina. No, e allora inizieremo dal mio yeti pazzo. Ma no. Ci ghiacceremo, Ale. Per quello dobbiamo andare ai panda mangioni. Ma che carini che sono. E dopo aver mangiato, scappa. Il ruttino. Allora facciamo prima il ruttino. Ma no. Ok, Ale, per fortuna ho preparato la Mystery Wheel, la ruota del mistero, nell'app GBR, scaricabile al link in descrizione. Cos'hai pestato nella giungla? È un sacchetto di Lego, Ale. Fa malissimo. E la ruota sceglierà? Ma nessuno lo sa. Io fra poco sì, la scimmietta, te l'avevo detto. Avevi ragione. Allora iniziamo facendo il giro di scatola. Vi presento Charlie. Ma che carino. Sì, parla anche Charlie, aspetta. Gli piace dondolarsi. Fa la musichetta della giungla. Mangiare, rutini. Quando ci sono giochi a tema animali, come sapete ragazzi, noi non resistiamo. Così quando come ci sono giochi a tema... Cacca. È vero, Ale. Eccole qua. Ma prima... Mettiamogli il pannolino. Ci sono anche i pannolini di riserva immancabili. O volendo, quando finiscono, possiamo farli con i normali fazzoletti di carta. Ma chi inizia questa prima sfida, lei? Ovvio, l'ultimo giocatore che ha fatto la cacca. Allora io. Già. Ok. Acchiappo il dado e a seconda della faccia che capiterà, ragazzi, succederà cocco. Un'azione. Il cocco vuol dire che devi prendere un cocco, sì, che diventerà cacca. No, e cocco, con un po' cacca. Di acqua per facilitare la digestione. Cocco, cacca, acqua. Ale, accendi la musichetta. Scusa. Mi serve la musica della giungla. Tu. Questi animali sono proprio pazzi. Che via. Poi vince chi gli fa fare la cacca. Ma certo, perché lui ha bisogno di farla. Via. Ha fatto con una puzzetta. Freccia bianca vuol dire che posso farla un po' oscillare. E se cade, quando proprio tu stai facendo oscillare, devi allora tirare. Non so perché, ma avevo la sensazione che solo un po' d'acqua, perché uscisse qualcosa. Ha bisogno solo di bere? Sì, il boccone. Tiro io cocco. Cocco? Vado. Io sto qua perché sta gocciolando, Ale. Non Dai, vorrei che si rompesse. No, fuori. Occhio, perché quando metti giù il cocco. È contento. Mi è piaciuto un sacco. Allora. È troppo carino. Vai con. Cosa è uscito? Un altro cocco. Cocco? No. Vieni, ti agevolo. Ok, grazie, cara. Vado a caricare, ragazzi. Piano. Mettiamolo piano. Vieni. Adagiamolo con tranquillità. No, tu dovresti lanciarglielo giù con forza. No, Ale. È un bebè. Un altro Devo dargli cocco. Da mangiare piano. Cocco? Attenzione. Tieni. Questo secondo me è il cocco buono. Oh. Il pannolino pienissimo. Tiene. No, prima devi lanciare il dado. Lo so, ma voglio vincere. Cocco, sì. Mettimi un cocco, Ale. Ok. Toccio. Come si dice alle nostre parti. Gli do. No. Ma quanto tiene questo pannolino? Senti qua, intanto è una produzione. Incredibile. Cocco. Ancora cocco? Sì. Vai, Ale, toccia. Prendi. Dagli da mangiare. Oh. Qua esageriamo. Nel frattempo fa anche pipì, non tiene un molto. Altro cocco. E gli do da mangiare. Dai, cadi. No, incredibile. Tanto i ruttini non mancano. No, direi di no. È difficile digerire acqua. I cocchi. Acqua soltanto. Vediamo se è la volta buona. No, in realtà non deve esserlo, perché devo vincere io. Sono io che adoro i giochi a tema cacca. Ta-ta-ta. Ma il tavolino. Sono birbante. Devi farlo dondolare. Come la scimmietta, veramente? Sì. Ok. Ciao Davide. La prossima volta gli faccio fare un giro totale. Anche tu, Ale. Erano miei? Sì. Sì. Erano sì, tue. Sì, hai fatto famoso. Erano solo cadute dentro. Quindi continua. Ta-ra-ta-ta-ta. Vedi a fargli cocco. Fare i salti. Dammi un cocco. Dai che è la volta buona. Questo è quello già digerito, ma... No, perché? Non si fa. Mi ricorda il fellicottero. Sì. L'hai fatta. Batti 5, Charlie. E fai la cacca. Gira, Davide. Eccomi qui, Ale. Tutti questi giochi li abbiamo presi al link che trovate qui sotto in descrizione. Vieti. Brrr. Io faccio il giro di scatola. E io vado a prendere il ghiaccio. Che è quello che mangiano gli Yeti. Però se non digerisce bene, sai cosa fa? Cosa fa? Ti sputazza addosso tutto il ghiaccio. Eccomi col ghiaccio, Ale. Lo Yeti. È bellissima la maschera. La cosa brutta però che ho Qual scoperto è? Che sì? Tu devi infilarla qua. È vero. E così tramite questo sportellino.
Il ghiaccio ti cade dentro e ti fa super freddo. Geniale. Inizi tu che hai perso. Ok. Rapida occhiata alle istruzioni, perché adesso ci giochiamo dal vivo. Le diamo allo Yeti. E a cui diamo da mangiare, perché è molto goloso di ghiaccio. Olè! E riempiamo lo sportellino. Dimmi quando è pieno, Ale. Che c'è all'interno? Ancora uno, forse. Ok. Scusa. Me l'hai già fatto aprire, non vale. E se c'è troppo peso, abbiamo scoperto che si apre. Ale, non c'era scritto nelle istruzioni, mi dispiace. Allora ne mettiamo uno così. Sì, perché lo sportellino non è abbastanza resistente. E adesso il giocatore indossa, è vero, stavo dimenticando la parte principale. Ale, sembri proprio noi Yeti. Carinissimo. Spinna lo spinner. No. Ma che sì, sì. Devi passarlo. La mano. E io poi schiaccerò tre volte sul bottone. E guarda che potrebbe aprirsi lo sportellino. Dov'è il pulsante? Lì, bravo. Uno. Uno. Due. Sì. E tre. Sì! Adesso spinno. Ta 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 ta. No! Adesso... Vabbè, ma... Sei pronta, Yeti? Diciamo di sì. Vai, posso schiacciare io? Che no, più bello. Secondo me le istruzioni dicevano così. Lo sportello. Uno, no! Due. È sceso? No. Tre. No! Puoi girare lo spinner! È sceso! E perché togli? Non ancora a me! Sì! Pensavo. Devi tenerlo perché cascano anche le goccioline! No! Sì. Ma basta! Una schiacciata e poi devi spinnare ancora! Una schiacciata e devi spinnare ancora! È andata bene! Ah, sento delle gocce! Tre! Due! Tre! Ah! È andato! È uscito dalla pancia, no? È tra la maglia e la pancia. È troppo divertente questo gioco. Eccolo qui. È diventato più piccolino. Fammi... Ah, fammi vedere. Spinno io. Oh, lo Yeti deve essere un po' arrabbiato per il ghiaccio. Ippopotamo. Andiamo a ruotare. Giro di scatola. E dobbiamo prendere un pezzettino di cibo. Occhio al numero. Darlo all'ippopotamo da mangiare. E farlo masticare. Ma occhio, potrebbe ruotare. Acqua. Eccola qua. Sì, meglio del ghiaccio, grazie. Direi proprio di sì. L'ho presa a temperatura ambientale. E questo è l'ippopotamo. Sì. Quanto carino, Bobby. Quanto carino. Gli metto l'acqua nelle orecchie. Adesso è carino. Aspetta, perché quest'acqua non serve altro che a generare poi l'incredibile rutto. Sì, ma sai perché l'incredibile rutto è terribile? Perché lui mangia delle cose terribili. Vedi, abbiamo formaggio, uova, pesce, cipolla. E noi dobbiamo indovinarle. È vero, tutti questi token... fa anche i suoni, grande! Vengono girati, dobbiamo indovinare cosa c'è sotto e solo se indoviniamo possiamo ottenerci il token e fare punti, altrimenti dobbiamo dargli da mangiare girando la manovella. Inizia chi ha perso? Certo, Ale, vai! Allora, scegli. Io vorrei dargli da mangiare della pizza. Ok. Secondo me è qua, ovviamente no. E aglio! Allora, apri la bocca. Gli metto l'aglio qua, sì, vale due. All'interno, vai. E giro la manovella. Uno. E due. Mi è piaciuto, ma non abbastanza per ruotare. Allora, a me serve il formaggio. No, cipolla! Vai con la cipolla. Grazie, Ale, che gentile. Uno. Allora, il giocatore deve stare col volto vicino. Certo. Per beccarsi il rutto. Giro completo. Faccio. Bravo. Ok. Io vorrei un po' di aglio. Aglio. E mi sono beccata l'uovo. Ma se facciamo zero, Ale, cosa succede? Perde chi viene... Di me, scusa. Chi viene ruttato. Uno. Due. Va bene, sì. Il bello di questo giocatore, no, di questo gioco, un giocatore, ok, non è che vince chi lo fa ruttare o perde, ma chi ha più punti. Però se ti rutta in faccia perdi il token col punteggio più alto. È vero, pesce. Pizza. Pizza. Perfetto, non ci siamo. Benissimo. Vai. Ok. Ciao pizza. Vai. Uno. Uno. Due. Tre. Salvo! Mangione! Gli piace tanto, ma deve essere parente dello Yeti! Ok, oppure parente anche della scimmietta, pizza, Ale. Pizza ho trovato! Ho trovato la pizza! Hai notato che tutti questi animali pazzi mangiano? Sì, e mettono anche cose particolari. Ti è andata bene. Uova! Ah, questo nuovo. No! Non ce la facciamo, cipolla! Non è possibile. Bisognerebbe anche ricordarsi. Quante volte devo cosa girare, è già scusa? Uscito. Oh, è già sparito. Una volta sola, mi pare. Grazie. Non sono sicurissima, ma... Ma seguirò il tuo consiglio. È carino che con le orecchiette. È andata bene. Uovo. No! Ho trovato l'uovo, ho fatto tre punti! Grande! Te li tieni, li metti davanti a te e io mangio un po' di pizza. No! Niente pizza. Ciao, Aglietto. Un giro solo. Sì! Adesso desidererei cosa un vorresti? Po' di formaggio. Fammi vedere. Basta scegliere. Ma come hai fatto? Ma basta chiedere. Ma hai scoperto come si fa? No.
Allora, io voglio pizza, lo sempre con la pizza. No, formaggio! Ma che sfortuna! In teoria dovresti anche stare attento come giocatore esatto. a quello che esce. Due, giusto? Sì. Uno. Oh! Ah, fumetto! Me lo sono preso in pieno. Ah, lui! Te lo sei preso anche tu, Ale. Doppio rutto di coppia. Comunque ho vinto, finalmente! Sì, devo dare via. Il mio token col punteggio più alto, vedi Ale? Preso, non ce l'avevo niente. Proprio anche Burping Bobby, cioè Bobby Rottante, è un gioco super divertente e pazzerello. Ora mancano solo loro, Ale. I panda, sai cosa fanno? Mangiano. Sì, però c'è scritto di non dargli da mangiare. Esatto. Giro di scatola. L'obiettivo del gioco, Ale, mentre lo apri, fuori i pandini, perché non vedo l'ora di vedere. Sono curiosa anch'io. La mascherina pandina, un gioco in cui si dovrebbe giocare a squadre, quindi da 4 a ben 8 giocatori. No, ma è gigante la faccina. No, che bella. Il panda è super affamato e sembra che faccia ah! Ah, ho fame. E io, ragazzi, devo fare pandestro. Ma che? Ma sì, pandestro. No, non ce l'ho fatta no. Ma ci sono altre palline che faccio Maia, no. Il naso. Che faccio notare, hanno il colore no. del bambù. Vai. Niente, ce la farò. Vai. No! E così comunque era troppo facile! È vero, perché saranno le carte che pescheremo. Quanto puccioso è questo pandino divertente? Che ci diranno come lanciarle per fare cane da dietro. E abbiamo solo i tentativi che abbiamo scritto sulla carta per poterlo fare. E c'è anche il lancio di coppia! Che in questo caso, non essendo a squadre, cioè essendo su due giocatori, non potremo fare. E chi vince allora? Allora, vince chi è il team panda migliore. Cioè Davide Panda e Ale che lancia o Ale che panda, Ale che lancia? Ale che panda! E Davide che panda? Lo scopriremo adesso. Panda di coppia! Cioè, in realtà sarai tu, Aia, Davidino, il primo pandino a cominciare. Attenta a non prendere nasate, Ale. Io pescherò 5 carte. È vero, tu che sei lanciatrice. E dopo vedremo quante palline riuscirai a inserire nella mia bocca affamata. Nel gioco in realtà si gioca a squadra, per cui vince la squadra che fa prima 5 canestri. Vai, pesca tutte e 5. Una. E poi andiamo nella giungla di gioco. Io mi spando, Ale. E io mi pando. Metto gli occhiali perché sapete, ragazzi, non ci vedo niente. E andiamo a prendere 5 carte. 1, 2, 3, 4, 5. Panna in posizione. Io lancio dal cuscino, così ho la postazione fissa. Ok, io posso anche muovermi nella giungla di bambù, ragazzi, perché il mio obiettivo è riuscire a mangiare in qualsiasi modo. Allora, cominciamo molto bene. 3 tentativi senza guardare. Ah! Pronto? Vai. Lancio un po'. Ah, in testa. Ok. Ah, in testa ancora. Meno forte. Possiamo che aiutarci. Niente, Ale. Cambio carta. Seconda carta. 4 tentativi. Panda. Come? Diretti, semplici. Vai. Ah, 1. C'ero quasi. Preferisci che mi muova? 2. Sì. 3. Ma no, sempre nello stesso punto. Terza carta. Restituisci il bambù. Girata di schiena, molto bene. 4 tentativi. Forse era meglio non vedere. 1. 2. 3. Aspetta. Ci sto provando. 4. Ah. Ho capito perché i panda hanno gli occhi neri. Ok, non è andata a buon fine. Ulala, 4 con rimbalzo. Hai visto che il panda si è... si è seduto. Sarà il caso che ti accucci, perché okay. La vedo dura. Sono pronto. Sei pronto? Sì, via. Sono quando. Quasi. Niente, questo è... Vai forte. Ma... la superficie non aiuta. Quindi... Hai fatto un solo punto, Ale. Ancora una carta. Di nuovo lancio dietro. Sì. 4 tentativi. Vai. E... quasi. Quasi. L'hai data dentro, vai. Che fame, che fame. Capperi, mi sa che è uscita dal muso. Vai. Quasissima, ultima. Cambio. Il panda sorride e fa 3 tentativi fronte a fronte. Ulala. E 1. Sì. Quasi. Non è. Una. Sì. Che sia questa la coppia migliore? Panda, accucciati. Mi accuccio anch'io. Fame. Sei col rimbalzo. Aia, nel naso. Scusa. Quasi. No. Di testa, gol. 3. Vai ancora. Siamo già la coppia migliore. Tu panda, io lanciatore, vai. In realtà il gioco dice allenatore di panda. Ancora uno, non lo so.
Beh, ma questa l'ho cercata proprio. Complimenti. . Ma ovviamente finiamo le carte, Ale. Ovvio, dobbiamo definire un record, sì. Una soglia, vai. Senza guardare, spengo gli occhi. Devo lanciare, pronta? Non farmi del male. Uno. Ah! Cos'era quel tic? Pronte. Due, tre. Sì, te l'ho presa. Vai, panda. Ora ho tre tentativi alle spalle. La bocca è calda. Cosa hai mangiato? Peperoncino. Ma no, palline. Aia. Preso? No. Vai. Ah! Cosa è successo? La testa. Scusa, panda. No. Ci ho provato. E l'ultima carta è strepitosa. Ullala. Ve la mostro. Devo fare una giravolta, una attorno a me stesso e poi lanciare di colpo. Ce la farò? Certo. Quanti tentativi? 4, Ale. Ce la faremo. Sei pronta? Sì. Giro del ninja panda. Presa. Il panda dei riflessi. Giro dall'altra parte del ninja panda. Non presa. Devo fare più una parata. Giro del panda. Di testa, non sei una foca, panda. E giro del panda. Cosa hai fatto? Un disastro! Cosa hai fatto? Ma la nostra ruota, Ale, è ancora viva. Ehi, panda, me la dai la pallina? Ma certo, tenga. Ma no, quella ci ha sbazzucchiata. Allora la tengo io. Certo che questi animali, ragazzi, sono proprio pazzi. E a voi, quale gioco è piaciuto di più? Non è facile scegliere, noi li adoriamo. Quasi quasi, pensavo di fare un altro assaggino. No, non mangiarti il nostro gioco, ragazzi. No. Lo trovate nei migliori negozi di giochi e anche in libreria. Al link qui sotto in descrizione. Proprio qui dentro. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione, iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. Ciao!